È tornato a Rennes, la sua città e una delle sue ex squadre, ma solo per qualche giorno di vacanza e per incontri istituzionali. Ma la visita di Massimiliano Mirabelli è stata anche l'occasione per fare il punto sulle squadre calabresi, prima fra tutte proprio il Rennes. Oggi non si devono far prendere dal fatto che sono primi in classifica, devono lottare per mantenere questa categoria che è come se fosse la Serie A, ma non è un discorso, lo posso dire io mi sento rendese. Quindi posso dirlo questo fatto qua perché rende una piccola realtà e deve rimanere tale, non deve alimentare i sogni che magari poi... Invece fare la Lega Pro, lavorare per questo, magari farla durare negli anni è già un obiettivo importante. Altra ex squadra è il Cosenza, che vive invece un momento diametralmente opposto a quello del Rende. Cioè, onestamente Cosenza, Catanzaro e Reggio meritano di vivere palcoscenici importanti. Oggi tra le grandi forse solo il Cosenza non è stato in Serie A tra le grandi province, quindi io credo che prima o poi questa cosa no, arriverà sicuro, come è inaspettata quella del Crotone, arriverà quella del Cosenza, ma lo merita il pubblico perché secondo me ha un pubblico veramente di Serie A e quindi merita di vedere questi palcoscenici. Parole di elogio anche nei confronti di un Crotone che Mirabelli ha affrontato con il Milan nella prima giornata di campionato. Il Crotone è partito pure lo scorso anno così, nessuno di noi gli dava un centesimo alla salvezza, eppure hanno fatto qualcosa di straordinario facendo un girone di ritorno, anzi le ultime 12 gare da Champions, quindi ha fatto qualcosa di straordinario, a coronamento a mio avviso di un ciclo importante che secondo me non ha eguali. Io secondo me non lo risaltano abbastanza, ma i fratelli Vrenna, io ci ho giocato anche col Crotone, i fratelli Vrenna prendono questa squadra in prima categoria e la portano in Serie A e fanno anche un anno di salvezza, cioè hanno fatto qualcosa di veramente straordinario che meriterebbe più attenzione ed esaltazione.